Sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino, quella di oggi è una giornata da incorniciare. Beh, una giornata veramente molto bella dove sono venuti fuori tanti messaggi importanti, ma soprattutto tanti messaggi per i giovani. Il più importante di questi messaggi è quello che il sacrificio paga sempre, studiare fa parte, studiare e apprendere nella fase formativa dei più giovani sicuramente farà parte di quel bagaglio culturale che si potrà portare avanti per tutta la vita, e alla fine il segnale più forte e più incisivo è che i sacrifici pagano sempre, quindi si raggiunge sempre qualsiasi risultato con la tenacia, con i sacrifici. Nella vita ci possono essere anche delle sconfitte, ma si ci rialza, e quelle sconfitte si impara a diventare anche più forti per poi vincere nei momenti più importanti. E poi avere la presenza qui a Sassano di giornalisti di primissimo piano nazionale come Massimo Miloni, Edoardo Scotti e Ottavio Lucarelli, devo dire, per noi veramente un grande motivo di orgoglio, di emozione, poter avere la possibilità di inserirli nel nostro albo del premio giornalisti Orchidea d'Argento è un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Sassano, ma direi anche per tutta la comunità del Vallo di Diano. Il premio giornalisti Orchidea d'Argento diventerà sempre di più una più grande come manifestazione e un appuntamento annuale importante, ed è anche un motivo da parte mia e da parte di tutti, penso, gli amministratori del Vallo di Diano, per dire grazie a quella stampa che è capace di trasmettere segnali positivi che vengono dal Vallo di Diano, a quella stampa capace di far conoscere per le cose belle che sono tante e le tante belle iniziative che si svolgono in questo territorio. Quindi veramente questa giornata è dedicata ai nostri organi di stampa, ai nostri giornalisti del Vallo di Diano, tanti giornalisti anche precari che però hanno la voglia, la passione per emergere, hanno la voglia, la passione per fare bene, per fare questo lavoro, che è un lavoro difficile, perché chiaramente tante volte il giornalista è colui che deve andare alla ricerca chiaramente della verità, come diceva giustamente il presidente del nostro tribunale, ed è soprattutto colui che chiaramente deve raccontare in modo fedele anche ciò che avviene ed evitare le strumentalizzazioni che purtroppo pur ci sono. E devo dire, da questo punto di vista, noi non abbiamo da invidiare nessun altro territorio, perché abbiamo un'ottima stampa, un'ottima anche capace e attenta a fare le giuste riflessioni e mettere in evidenza i valori giusti e le belle iniziative. È un grande onore essere qui in questo paese meraviglioso dove c'è la sintesi del rispetto dell'ambiente e la cultura delle radici, insomma, con un occhio anche al futuro, alle innovazioni, ai giovani. Penso a questo splendido restauro, la biblioteca, un punto di aggregazione ma anche di memoria. Il premio ovviamente non è solo la mia persona, ma il lavoro che il servizio pubblico radiotelevisivo fa da anni e con successo, grazie a una splendida redazione fatta anche di tanti giovani per la nostra comunità regionale, dove i temi dell'ambiente, i temi del saper vivere, del vivere bene, i temi delle radici locali, tentiamo di portarli quotidianamente al di là delle vicende di cronaca, delle tante emergenze. Non è sempre facile questo racconto, noi ci tentiamo e speriamo di farlo con successo e con il gradimento dei telespettatori. Quale secondo lei il futuro dei giovani giornalisti in Campania ma anche in provincia di Salerno? Beh, un futuro sostanzialmente difficile per una professione che sta cambiando, in una società mediatica che sta cambiando. Io sono convinto che oggi, nonostante le difficoltà di un paese sostanzialmente in crisi alla ricerca di identità, cultura, preparazione, tenacia, passione e anche una sorta di di possibilità di osare di sognare, ecco, per i ragazzi che vogliono fare giornalismo, credo che alla fine possono portare al risultato di una professione che indubbiamente ha canoni diversi, insomma, forse un po' più virtuale ma sempre affascinante. La mia carriera è iniziata qui. Qui chi ha qualche anno in più si ricorderà che ho fatto le prime cronache negli anni, fine anni 70, l'ho fatto sempre con grande soddisfazione in un posto che si distingue per l'onestà di chi ci lavora in tutti gli ambiti, a iniziare da chi fa informazione, la fa molto bene, perché mi capita di seguire tramite le vostre reti, tramite internet tutto quello che fate. Mi complimento con voi per l'attenzione che destinate a questa area, che è un'area su cui bisogna puntare, secondo me, perché è un'area ancora sana in una situazione di devastazione complessiva nel paese. È sempre un piacere, diciamo un onore ogni volta venire nel Vallo di Diano e a Sassano in questa occasione in particolare. Vedere che il premio è un premio
dire che prende consistenza, continuità. Quest'anno ci sono due premiati come appunto Massimo Milone e Edoardo Scotti, bisogna ringraziare il sindaco Tommaso Pellegrino sempre per questa iniziativa, che è importante anche perché unisce appunto il mondo del giornalismo, la cultura, il mondo della scuola, le istituzioni. E bisogna anche sottolineare che poi è una delle tante iniziative che il sindaco e l'amministrazione comunale qui portano avanti ogni anno. Il mestiere del giornalismo è orientato all'imparzialità, all'oggettività. Quanto è difficile mantenere ancora questi valori? È facile se uno fa il proprio mestiere seguendo quelle che sono le regole. Io credo che, come anche altre professioni, ci si avvicina a questo mestiere per passione. E poi ci vuole tanto spirito di sacrificio, tanta umiltà. Basta rispettare quelle che sono le nostre regole, la deontologia. Sapere che il nostro unico padrone è l'opinione pubblica. Se rispettiamo l'opinione pubblica, rispettiamo la nostra professione. Cosa consiglia ai giovani di oggi? Di tenere duro, perché, come dire, la professione è vostra, è nelle vostre mani, e tenere duro. Vedo tantissimi giovani che continuano ad essere attratti da questa professione ed è un dato molto molto positivo. Significa che anche noi che ci avviamo così verso, non voglio dire verso la pensione, insomma, che comunque che lavoriamo da tanti anni, vuol dire che poi non abbiamo fatto poi tanto male se tanti giovani continuano ad essere attratti da questa bella professione.